Pentolino di Antonino. Antonino tassina sempre dietro di sé il suo pentolino. Poc! Un giorno gli è caduto sulla testa, non si sa bene il perché. Per via di questo pentolino, Antonino non è più come gli altri. Buongiorno, ha bisogno di molto affetto, coccole, come te, a volte quasi impazza, come va, è molto sensibile, è un gatto senza autistico, come me, non è vero, adoro ascoltare la musica, ha molta qualità, specie la gente vede soltanto il pentolino che lui tassina dappertutto. Lo dono strano è anche inquietante. Pau 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 pau. In più il pentolino gli complica la vita. Hop! Si incastra dappertutto e gli impedisce di andare avanti. Pochi si accorgono che Antonio Deng deve faticare molto più degli altri per farcela. E quando non ce la fa, si arrabbia moltissimo. Allora piange, dice parolacce, cacca! Anche questa volta picchia gli altri. Aia! E ovviamente viene sgridato. Antonio vorrebbe tanto imbarazzarsi del suo pannolino. Pentolino. Volevo dire pentolino. Ma è impossibile. Il pentolino è lì e non c'è niente da fare. Un giorno non ne può più. E non ne può più. E decide di nascondersi. Pensa che così le cose saranno più semplici. Toc! Rimane nascosto per molto tempo. A poco la gente lo dimentica e non gli chiede più niente, niente. Cucù, piccolo. Toc toc, le cose non sono così semplici. Normalmente esistono persone più straordinarie. Guarda, basta incortarne una per trovare la voglia di tirar fuori la testa dal pentolino. Il tuo è solo un po' più ingombrate. Vieni. Lei gli insegnava a coltivare con il suo pentolino. Pic poc, gli mostra i suoi punti forti. Che bello, lo aiuta ad esprimere le sue paure e trova che ha molto talento. Vieni, lei gli confeziona una saccoccia per il suo pentolino. Grazie. A presto, Antonino. Poi si separano. Il pentolino è sempre lì, ma è molto più discreto. Arrivo e soprattutto non si incastra più dappertutto. Wow, forza Antonino. Finalmente Antonino può giocare con gli altri. L'ha fatto Antonino, è davvero molto interessante. Oh, ora la gente lo trova pieno di quantità, eppure Antonino è sempre lo stesso.